E ho veramente il piacere e l'onore di presentare l'architetto Don Tiziano Brusco, direttore dell'ufficio diocesano per i beni ecclesiastici, quindi un'autorità in questa città e nel territorio diocesano veronese. E quindi la persona anche più competente per parlarci del tema che ci intratterrà questa sera, ossia il passaggio, come mi aveva proposto l'architetto, dal tempio pagano, la tradizione che abbiamo in un certo senso avvicinato in queste ultime conversazioni, alla Chiesa, al Tempio cristiano. Lui vi presenterà anche il significato simbolico, dottrinale, liturgico, spirituale dell'edificio ecclesiastico, dove la Chiesa come comunità si riunisce e che dà a sua volta il nome all'edificio per sinedoche, così come gli ebrei fanno sinagoga in quanto fanno comunità, ma il termine designa anche l'edificio dove si riunisce la comunità in quanto sinagoga. Vedete l'analogia? Lascio la parola all'architetto Brusco. Grazie. Dopo una presentazione del genere io andrei a casa, sinceramente. Beh, intanto sono neoparroco di San Fermo. Ah, dimenticavo, ecco, si è autopresentato. Sono 15 giorni che sono parroco di San Fermo. Ed è una gioia perché... Sono proprio contento, loro ve lo comunico. Grazie di questa... Ed è una delle chiese più importanti, la Basilica di San Fermo Maggiore di questa città. Ecco, allora, tanto per togliere delle aspettative e per dirvi invece delle cose che forse non aspettavate nel titolo. Io non è che dirò molto per quanto riguarda il Tempio Pagano, anche perché, come dicevo anche al professor Carozzi quando ci siamo sentiti, io non è che ho molta conoscenza per quanto riguarda questo tipo di cose. Ho puntato soprattutto, prendendo due esempi dell'architettura veronese, capite bene che a Verona abbiamo l'imbarazzo della scelta, avremmo potuto scegliere qualsiasi chiesa di Verona e avremmo parlato comunque in lungo e in largo per quanto riguarda il discorso religioso, liturgico, anche storico-artistico. Ho scelto due chiese molto importanti e molto famose, una è San Zeno, chiaramente essendo anche il... dedicata al patrono della città, e l'altra Santo Stefano, che è qui poco lontano da noi. San Zeno per l'importanza che riveste appunto come basilica all'interno della nostra città, Santo Stefano perché sorge appunto in un luogo dove inizialmente era stato costruito un tempio appunto pagano. Però, come diceva il professor Carozzi, io cercherò anche di darvi, proprio per non scadere nel banale e nelle cose che magari conoscete già, io non so chi ho davanti, per cui posso rischiare anche di dire cose che sapete già, e mi scuserete per questo. Ecco, onde evitare di dire delle cose che potete trovare su qualsiasi libro di storia dell'architettura o di storia veronese, come diceva il professor Carozzi, cercherò di darvi delle indicazioni su quelle che sono le interpretazioni che si possono dare da un punto di vista liturgico, teologico, appunto degli elementi che compongono l'architettura e l'arte all'interno della nostra città di Verona, in particolare in questi due esempi, San Zeno e Santo Stefano. Per cui, come vi accennavo, non voglio parlare tanto dell'architettura come da un punto di vista storico-artistico, diciamo così, anche se toccherò anche questo tipo di argomenti, ma invece cercare di vedere qual è il rapporto che c'è tra l'architettura e l'arte in genere con la liturgia, e perciò con la vita spirituale del popolo di Dio. Perché? Allora, una cosa che credo siamo d'accordo tutti su questo: nel momento in cui nella storia dell'architettura, nella storia dell'arte, si sono costruite le diverse tipologie di chiese, chiaramente queste hanno risentito di quello che era l'ambiente di quel periodo. Perciò l'ambiente da un punto di vista teologico, spirituale, da un punto di vista monastico, se era una chiesa di tipo monastico, da un punto di vista anche della concezione dell'uomo stesso. A questo proposito farò riferimento a dei documenti, sperando di non tediarvi, ma poche cose, insomma, ma per fondare anche in maniera più seria di quella che può essere la mia voce e la mia parola. A questo proposito il Papa Giovanni Paolo II scrisse 10 anni fa più o meno una lettera agli artisti, che penso abbiate avuto modo di leggere o comunque di sentire. Una lettera molto bella e molto importante, che riprendeva in qualche modo l'altro messaggio agli artisti che era stato scritto circa ormai 50 anni fa, negli anni 60, da Paolo VI, in un messaggio bellissimo agli artisti.
Allora, se torniamo indietro di più di 40 anni a quello che era il messaggio di Paolo VI agli artisti, ripercorrendo quella che era la storia dell'arte e dell'architettura, Paolo VI arrivava a chiedere scusa agli artisti per quello che era successo negli ultimi 100 anni, diceva lui. Cioè che l'arte si era separata da quella che era la liturgia, da quella che era la Chiesa, e aveva seguito un po' dei percorsi propri. Ma Paolo VI diceva: non è tutta colpa degli artisti, la colpa è anche della Chiesa, che avendo paura di questo linguaggio nuovo che gli artisti potevano assumere per esprimere alcune verità di fede, aveva preferito chiudere il linguaggio artistico dentro ad alcune cose che erano più facili da capire, meno pericolose, e così l'arte era diventata praticamente un po' oleografica, molto banale, molto semplice. E tutto il patrimonio che era stato fatto invece storicamente nelle chiese si era un po' perduto, cioè era rimasto quello il patrimonio nostro. Negli ultimi 100 anni, diceva Paolo VI, si era perduto un po' il vigore dell'arte sacra all'interno delle chiese e perciò anche dell'architettura. Per cui Paolo VI chiedeva scusa agli artisti. Non solo, ma se pensate che torniamo indietro di 50 anni, Paolo VI diceva una frase che a quel tempo era sconvolgente per quel tempo. Perché lui diceva agli artisti: il nostro ministero, faceva riferimento al suo ministero di Papa, sarebbe vano se voi non ci foste, perché il nostro parlare di Dio voi riuscite a semplificarlo, a renderlo leggibile, a renderlo comprensibile attraverso le vostre opere d'arte. Dicevo, è sconvolgente se pensate che torniamo indietro di 50 anni, per cui era di una modernità assoluta. Ecco, Giovanni Paolo II riprende questo discorso, lo approfondisce ulteriormente e dice alcune cose piuttosto importanti. In proprio riferimento all'arte dice: per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell'arte. Per cui anche Giovanni Paolo II ribadisce il concetto di Paolo VI, cioè si ha bisogno dell'arte e dell'architettura per poter esprimere in maniera più completa, più leggibile, più comprensibile quello che è il mistero di Dio. Deve dunque trasferire in formule significative ciò che in esso stesso è ineffabile. Cristo stesso ha utilizzato ampiamente le immagini nella sua predicazione in piena coerenza con la scelta di diventare egli stesso nell'incarnazione icona del Dio invisibile. Cioè, tutta la storia della Chiesa è la storia. E beh, se avete fatto anche le religioni, non solo quella cristiana cattolica, ma anche altre religioni, sapete che non è possibile rappresentare in alcune religioni nessuna immagine di Dio, mentre invece il cristianesimo accetta di rappresentare queste immagini di Dio dal momento dell'incarnazione. Dio si è reso visibile in Cristo Gesù, lui dice: io sono l'icona del Padre, sono l'immagine del Padre. Per cui da quel momento è possibile rendere visibile anche l'immagine di Dio Padre. Questo per dire l'arte, ma questo per dire anche l'architettura. L'architettura, lungo la storia dell'architettura, diventa importante perché non ha significato solo da un punto di vista di luogo nel quale si raduna l'assemblea, ma questo luogo deve parlare, deve raccontare qualcosa. Per questo diventa sempre più importante il discorso simbolico, il discorso liturgico all'interno delle aule che sono destinate al culto. E ecco, allora io cercherò di fare un excursus molto veloce da un punto di vista per cercare di fondare quello che era l'esigenza di costruire l'edificio sacro da un punto di vista generico, e poi entrerò invece nello specifico per quanto riguarda le chiese di Verona. Allora, vi dicevo, tutti e due i papi riconoscono che ci sono stati dei periodi nei quali la Chiesa ha avuto paura degli artisti, dell'arte, dell'architettura, perché, come dicevo prima, l'arte e l'architettura risente fortemente anche dell'ambito nel quale viene realizzata, viene costruita questa architettura. Se noi guardiamo una chiesa romanica, è molto diversa da quella che è una chiesa gotica, è molto diversa da quelle che sono le chiese bizantine e così via, perché ognuna di queste rispecchia l'ambito nel quale è stata costruita, ma rispecchia anche il tipo di sensibilità che c'era nei confronti della religiosità del tempo e anche il modo diverso di concepire poi la propria religiosità e la propria fede. Dicevo prima, l'architettura deve parlare, deve essere simbolica, deve dire attraverso anche
le modalità di costruzione deve dire qualcosa. Sto pensando alle grandi cattedrali gotiche, soprattutto quelle francesi, quelle del nord Italia, del nord Europa, scusate, e queste grandi cattedrali gotiche dove spariscono quasi completamente i muri e diventano queste grandi vetrate che prendono il posto dei muri, e le vetrate chiaramente lasciano passare la luce, allora la luce diventa l'elemento fondamentale, non è più l'architettura l'elemento fondamentale, per cui c'è un'idea diversa della luce, dello spirito, della presenza di Dio, da quella che era invece l'architettura romanica, quella che vedremo dopo, dove l'architettura è molto più pesante, molto più massiccia, più ancorata al terreno, dove c'è un'idea di Dio diversa, ma anche un'idea della spiritualità diversa. Se voi entrate in una chiesa gotica, siete avvolti dalla luce, luce chiaramente diversa perché ci sono queste vetrate con molti colori. Se entrate in una chiesa romanica, voi avete uno spazio che è scandito da queste lame di luce che entrano dalle finestre strombate, che vi segnano il percorso che dovete fare per entrare e per andare verso il luogo centrale, che lungo i secoli abbiamo trasformato come il luogo dell'Eucaristia, ma il luogo centrale nella Chiesa è l'altare. No. Fondamentale è l'altare, perché l'altare è il luogo della celebrazione. Non è, come si è creduto per tanto tempo, la tavola, il ricordo della tavola dell'ultima cena. L'altare sarebbe riduttivo considerarlo il ricordo della tavola dell'ultima cena. L'altare è Gesù Cristo. L'altare è Lui, è la pietra angolare. Lui, l'altare diventa sia il luogo del sacrificio, ma diventa anche il segno di colui che è stato sacrificato su quell'altare, per cui diventa il punto focale, il punto fondamentale, per cui tutte le linee corrono verso l'altare, le linee parallele corrono verso l'altare e mi creano uno spazio ben definito e anche un percorso ben definito all'interno delle chiese. Ecco, dicevo, tutto quanto perciò è simbolico. È simbolico anche tutto ciò che all'interno delle chiese è contenuto, che non è stato pensato solamente per la funzione che ha, ma proprio anche per, come dicevo prima, la valenza simbolica. Mi spiego meglio. Ci sono degli spazi, dei luoghi, che poi lungo i secoli sono stati trasformati semplicemente in oggetti, ma che in realtà sono luoghi liturgici. Mi spiego ancora meglio. Pensate all'ambone. Il luogo della parola è il luogo della parola, non è il leggio. Poi lungo i secoli, in particolare negli anni 60 dopo il Concilio Vaticano II, quando si è pensato che bisognava a tutti i costi modernizzare le nostre chiese, e per modernizzare le nostre chiese voleva dire abbattere tutto quello che c'era di antico e mettere tutto quello che c'era di nuovo, si è arrivati a distruggere delle cose straordinarie per mettere delle cose banali che rischiavano di non parlare più il linguaggio simbolico, come dicevo prima. L'ambone è il luogo della parola e rimane il luogo della parola anche quando non c'è la celebrazione dell'Eucaristia. Cioè non toglie al luogo il suo significato, il fatto che non ci sia la celebrazione. Cioè io quando entro in una chiesa devo individuare subito qual è il luogo della parola, il luogo dove la parola viene spezzata, viene offerta alla comunità. Come l'altare, dicevo prima, è il luogo della celebrazione vera e propria dell'Eucaristia, del pane spezzato e del calice versato, come la sede è il luogo della presidenza, per cui ben identificabile. Se voi provate a guardare, si sta ritornando, per questo vi ho portato anche un altro documento, l'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, si è ritornati a pensare che i luoghi liturgici, nelle nuove chiese o comunque nelle chiese che devono essere adeguate adesso secondo la riforma liturgica, bisogna ripensare questi luoghi come luoghi fissi, non più mobili, perché la lambone era diventato un leggio che si poteva spostare a destra e a sinistra dalla zona presbiterale, ma è assurdo, non ha senso, perché altrimenti non diventa più il luogo del... Come gli altari erano diventati dei tavoli di legno che si potevano spostare a destra e a sinistra come si voleva, perché tanto così la chiesa si poteva utilizzare anche come aula grande dove fare anche altre manifestazioni oltre che la celebrazione dell'Eucaristia. Come la sede del presidente si era trasformata in una seggiola, magari una seggiola più carina delle altre, ma una seggiola che si poteva spostare. Ora si ritorna invece a quello che era un tempo, cioè quello che erano le antiche chiese importanti, anche veronesi, dopo lo vedremo, dove i luoghi sono luoghi fissi, di materiale
possibilmente marmo, insomma pietra, perché ricordino la stabilità, la fondatezza di quello che rappresentano, appunto il luogo della parola, il luogo della celebrazione, il luogo della sede. I tre poli liturgici che mi indicano subito all'interno dello spazio del presbiterio, mi indicano subito quali sono i momenti importanti di una celebrazione dell'Eucaristia. Per cui, come vedete, nell'architettura era molto importante che ci fosse questo aspetto della simbologia. E come ognuno di questi elementi diventasse non solo simbolo, ma anche, tra virgolette, adesso cerchiamo di capirci con i termini, sacramento. Boff, in un bellissimo libretto che vi invito a leggere, se vi capiterà, è piccolino, si legge molto volentieri e velocemente, che è intitolato I sacramenti della vita, e Leonard Boff, per cui è un teologo, e fa riferimento proprio a degli oggetti che in qualche modo sono stati riempiti di significato da parte delle persone, li chiama sacramenti. Cioè, chiaramente giocando un po' sulle parole, ma per far capire come alcuni oggetti trovano un significato pieno da parte della persona che utilizza quell'oggetto. Allora lui diceva, ad esempio, c'è il sacramento della brocca. Lui diceva, è la brocca nella quale io da piccolo bevevo l'acqua fresca presa su dal pozzo, ma è la brocca anche da cui beveva mio padre e mia madre. Allora ogni volta che io prendo questa brocca mi ricorda qualcosa che è indipendente dalla brocca stessa, è riempita di un significato che è molto più grande di quello che rappresenta la brocca in se stessa, perché mi ricorda il bene dei miei genitori, l'aver vissuto con loro, tutte queste cose. Ecco, i luoghi liturgici sono sacramento, manifestano qualcosa di più grande. Il battistero rappresenta la possibilità di entrare a far parte della Chiesa, l'altare rappresenta la possibilità di accedere alla comunione con Dio attraverso il ricevere il pane eucaristico e così via. Il lambone diventa sacramento del verbo che si è fatto carne, la parola di Dio che viene pronunciata ogni volta che qualcuno presiede l'Eucaristia e annuncia la parola da lambone e così via. Insomma, dicevo, ognuno di questi elementi diventa sacramento. Quando noi parliamo di chiesa, parliamo di architettura per la liturgia. Allora, le chiese non devono essere considerate semplicemente dei contenitori, penso che su questo siamo tutti d'accordo, anche se poi abbiamo visto come dopo il Concilio Vaticano II è successo proprio questo, che le chiese spesso sono state trasformate in contenitori, cioè degli spazi, magari grandi, se ci sono delle possibilità di costruire delle... Dopo mi preoccuperò di trovare quelli che sono gli elementi che la fanno diventare chiesa. E questo è l'errore più grave, perché se pensiamo alle architetture dell'antichità, all'architettura romanica, gotica, basta pensare a San Zeno, dopo lo vedremo, o a Santo Stefano, nel momento in cui veniva pensata e progettata quell'architettura c'era già l'idea di che cosa voleva significare quello spazio, di cosa doveva essere simbolo, sacramento, quello spazio o quei luoghi che venivano collocati all'interno di quello spazio. Mentre invece, ripeto, nell'architettura contemporanea si è assistito ad una cosa completamente contraria. Prima mi preoccupo di trovare un contenitore dove mettere la gente e poi rendo sacro questo spazio. Non è polemica, dico solo una cosa così, tanto per fare un riferimento. La famosa chiesa di Padre Pio, si trova a San Giovanni Rotondo, fatta da uno degli architetti più importanti del mondo. Vabbè, può piacere o non può piacere, non so se vi piace o non vi piace, spero di non offendere la sensibilità di qualcuno. In questo caso è proprio uno di quei casi nei quali la prima preoccupazione era quella di dire: facciamo una grandissima chiesa dove si possano contenere migliaia e migliaia di persone, poi mi preoccupo di chiamare il liturgista e di dire: adesso per favore mi fai diventare questo spazio una chiesa. Allora chiamo il liturgista fa il diavolo a quattro per poter trovare un modo per creare uno spazio che diventi uno spazio sacro. Niente di più sbagliato, perché l'architettura deve avere, l'architettura quando è un'architettura sacra deve parlare in sacro, per cui attorno al tavolo ci deve essere il liturgista, l'architetto, l'artista, il teologo, l'esegeta, perché insieme devono creare questo spazio, se è uno spazio che deve parlare sacro, altrimenti diventa uno spazio anonimo, uno spazio che parla di altro, ma allora non è una chiesa, allora parla di qualcosa di diverso.
vedo che mi sto dilungando troppo. E un teologo simpatico, anche questo vi invito a leggervi se vi capita questo libro, Giacomo Grasso, è un domenicano, uno docente di teologia di Roma, in un suo libro piuttosto celebre, che si intitola Come costruire una chiesa, del 94, afferma in maniera piuttosto provocatoria che la chiesa come edificio non è essenziale. Cioè lui arriva a dire, oh guardate che i primi cristiani non ce l'avevano la chiesa, per cui non è essenziale. Allora se non è essenziale, perché costruire una chiesa? E se non è essenziale, come costruire una chiesa? Perché se non è essenziale devo avere un criterio sul come costruirla, se non è essenziale. Chiaramente è una provocazione, lui è un teologo, per cui non può pensare che non sia significativo uno spazio sacro. Però è interessante questa provocazione, perché ci fa ripensare quella che è la nostra architettura contemporanea, ripeto, alla luce invece di quelle che sono state le esperienze passate, dove la simbologia, la liturgia, la teologia erano molto presenti ed erano molto importanti. Faccio una carrellata veloce su quello che è il significato dello spazio sacro per capire poi come si colloca invece lo spazio chiesa e vedere se lo spazio chiesa in questi due esempi che ho preso in esame si confrontano in maniera giusta, diciamo così tra virgolette, con quello che è la concezione dello spazio chiesa secondo la crescita anche di questo spazio, della concezione di questo spazio. Allora, prima di tutto, il rapporto tra Dio e il suo popolo consiste nell'alleanza. L'avete fatto sicuramente, se avete parlato di... No. Ecco, consiste comunque... Questi sono problemi tendenzialmente teologici, noi abbiamo affrontato problemi esclusivamente storici, quindi sono in un certo senso totalmente nuovi, ma benvenuti perché... Spero di non dire cose che non vi interessano, magari... No, ci aprono una prospettiva che... È solo per introdurre... La parte degli italiani spesso non conoscono, pur essendo o dicendosi cristiani e cattolici. Ah sì, beh, ma non è quello... Perché questa è dottrina che presuppone un approccio critico, anche di tipo storico. Certo, quindi lei certo. Continui tranquillamente. Non mi dite se per caso vado proprio fuori tema, ma... Perché mi sembrava importante comunque fondare in qualche modo anche il discorso, perché, ripeto, qualsiasi libro di storia dell'architettura di Verona trovate... le notizie storiche sulle chiese, mi sembrava importante fondare invece liturgicamente, teologicamente quello che viene detto dopo. Allora, il rapporto tra Dio e il suo popolo consiste prima di tutto in un rapporto di alleanza, cioè Dio ha fatto alleanza con il suo popolo, questo è quello che ci dice la Bibbia, l'Antico Testamento. Dio ha fatto l'alleanza con il popolo di Israele, che era il popolo eletto, e ha affidato al popolo di Israele quelle che sono le 10 parole, il decalogo, no? Questa alleanza che si basava su queste 10 parole. Un'alleanza che noi sappiamo è sempre stata vissuta in maniera fedele da parte di Dio ed è stata invece disattesa in molti momenti da parte del popolo di Israele. Questo non ha mai tolto però a Dio la fedeltà. Dio è rimasto fedele al suo patto in qualsiasi momento, riprendendo il popolo, facendolo ripartire, dando la possibilità di ricostruire la propria storia e così via. Allora, il punto di partenza è l'alleanza, le 10 parole. Noi sappiamo che il decalogo viene messo, ce lo racconta la Bibbia, all'interno di quella che era l'arca dell'alleanza e l'arca viene portata lungo il deserto, nel cammino del deserto. L'arca diventa perciò il luogo della presenza di Dio. Tanto che ci racconta la Bibbia che ogni volta che il popolo di Israele si fermava per accamparsi c'era la tenda dell'alleanza, per cui era la tenda nella quale veniva collocato l'arca dell'alleanza. Per cui era un tempio che non era fisso, tempio tra virgolette, capiamoci, il luogo della presenza di Dio non era fisso, ma era un luogo itinerante, ci si spostava a seconda di come il popolo si spostava. Per cui l'arca era in una tenda tra le tende e la presenza di Dio è la presenza di Dio, scusatemi, che rende santo il luogo, non è viceversa. E qui bisogna stare molto attenti, perché tante volte noi pensiamo invece che il fatto di dedicare uno spazio a Dio
no, quasi noi rendiamo sacro quello spazio perché l'abbiamo dedicato a diventare chiesa, per cui lì dentro posso farci la messa, ma perché io ho deciso che questo spazio è sacro. Mentre invece anticamente è la presenza di Dio che rende sacro quello spazio lì. Per cui chi si avvicinava alla tenda, al luogo destinato a contenere l'arca dell'alleanza, sapeva bene che quel luogo era appunto luogo sacro per la presenza di Dio. Dopo Davide, da Davide fino all'esilio, Davide trasporta la tenda, la trasporta a Gerusalemme, perché vuole centralizzare il culto, non più un culto destinato ad essere girovago per il deserto, ma centralizzato in una città, la città di Gerusalemme, che diventa la città santa, la città più importante, e si propone appunto di costruire un tempio all'interno della città di Gerusalemme. Se ricordate, però, c'è un brano molto bello di Nathan che parla al re Davide e che dice: come puoi tu costruire un luogo che contenga la presenza di Dio? Sarà Dio che costruisce una casa, e per casa intende la stirpe di Davide, cioè Dio abiterà nella casa stirpe che ti donerà, che donerà a te, re Davide. Per cui non più il tempio, anche qui considerato come luogo fisico, fermo, anche se Davide voleva costruire questo tempio, ma invece tempio, luogo della presenza di Dio, inteso come casa, come stirpe di Davide. È il casato di Davide, diciamo così, che diventa il luogo abitato dalla presenza di Dio. Con Giosia avviene la riforma del culto in senso centralizzato, e tutte le tribù del popolo di Israele devono recarsi 3 volte all'anno al Tempio di Gerusalemme. Nel frattempo il Tempio diventa il luogo di un culto formale, ricordate bene che a un certo punto il popolo di Israele si ritiene così tanto fortunato ad essere il popolo eletto che pensa di poter fare quello che vuole, tanto comunque è il popolo eletto, e il culto diventa molto formale, e Gesù se la prenderà molto con questo formalismo, proprio perché dirà ai farisei, a tutti quanti: voi siete dei sepolcri imbiancati, perché basta solo che le cose funzionino bene all'esterno e poi dentro di voi portate la morte, no? E gli scheletri. E Gesù se la prende molto con questo formalismo del culto all'interno del Tempio, e nonostante il culto del Tempio centralizzato, permane l'infedeltà da parte del popolo. Il popolo pensa che basti il culto all'interno del Tempio in alcuni momenti per sentirsi a posto, tanto poi si può fare quello che si vuole. Nell'epoca post-esilica si sviluppa il culto della sinagoga e della parola. All'interno della sinagoga viene letta la parola di Dio. È la parola che dentro alla sinagoga, quando viene letta, diventa segno, presenza di Dio che parla al suo popolo attraverso quelle parole che erano state tramandate al popolo di Israele. Anche quando il Tempio viene ripristinato nei profeti, si afferma sempre più l'idea di un culto spirituale legato all'attuazione degli impegni dell'alleanza. Nello stesso tempo il Tempio diventa oggetto di una profezia per i tempi messianici, il Tempio universale a cui accorrono tutti i popoli. Cioè il Tempio è un Tempio reale, però diventa anche simbolo, in quel caso, e richiamo, di un Tempio che sarà il Tempio finale, a cui tutti i popoli un giorno verranno per adorare Dio. Ricordate che i profeti cominciano ad annunciare una salvezza che sarà per tutti i popoli, qualcosa di nuovo rispetto a quello che era stato detto prima dal popolo di Israele, che pensava di essere l'unico depositario della fede, per cui tutti gli altri andavano fuori. Nel momento in cui arriva Gesù, che cosa fa? Supera completamente quello che era stato detto precedentemente, lo supera, ma nella continuità. Questa è la cosa interessante, perché Gesù è un fedele del suo tempo. Sappiamo dai Vangeli che entra nella sinagoga, legge la parola, ascolta la parola, per cui va nel Tempio, ricordate la cacciata dei venditori del Tempio, per cui entra nel Tempio, addirittura lui nella cacciata del Tempio si vede come per lui il Tempio era importante, era il luogo della presenza di Dio, per cui se la prende con coloro che invece lo hanno trasformato in un luogo di vendita e di scambi commerciali.
Ecco, però dicevo, Gesù porta qualcosa di completamente nuovo, perché dice, state bene attenti, perché il Tempio è qualcosa di più importante di quello che voi considerate, cioè non è solamente quello spazio riservato a Dio costruito da pietre. Ricordate che cosa dice Giovanni quando descrive l'incontro di Gesù con la Samaritana? Voi adorate il Padre, verrà il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Cioè, Gesù comincia a definire che lo spazio sacro per eccellenza è l'uomo, è la presenza di Dio che c'è nell'uomo. Il Tempio, ricordate che cosa dice San Paolo ad un certo punto in una sua lettera, il corpo è Tempio dello Spirito Santo. Noi siamo il Tempio nel quale Dio abita. Per cui una concezione completamente diversa anche di Tempio, intesa in senso più spirituale piuttosto che in senso materiale. Nuovo luogo dell'assemblea diventa la Chiesa. Dopo la venuta di Gesù, dopo la morte di Gesù, lui che ha lasciato come eredità il fatto di celebrare l'Eucaristia nel suo memoriale, memoriale per la Bibbia non vuol dire ricordo, vuol dire attualizzazione nel presente di quello che è l'evento passato, per cui il fatto di vivere questo memoriale fa sì che i primi cristiani sentano la necessità di radunarsi insieme. Ecco che allora, capite che il procedimento è inverso rispetto a prima, cioè prima si era costruito lo spazio sacro, prima si era costruito lo spazio sacro e dentro si voleva farlo, si voleva, cioè lo spazio si diceva è sacro solamente perché io ho deciso che è sacro. Adesso invece prima c'è la presenza di Dio, Gesù Cristo che dice voi siete tempio dello Spirito, è in voi lo Spirito, e la necessità di ritrovarsi insieme per celebrare il memoriale fa sì che questi primi cristiani comincino a trovarsi all'interno di spazi inizialmente piccoli, erano delle case, delle stanze che erano riservate al culto, poi via via sempre più grandi a seconda di quanto aumenta la comunità, soprattutto dopo il 313, dopo l'editto di Costantino, quando comincia a diventare libero il culto, si sente la necessità, perché i cristiani cominciano ad aumentare, di trovare degli spazi all'interno dei quali cominciare a ricordare, a vivere la celebrazione dell'Eucaristia. Fino ad arrivare alla Basilica, la Basilica, noi chiamiamo basiliche le nostre chiese, ma sappiamo che le basiliche inizialmente avevano uno scopo che era completamente diverso rispetto a quello attuale. La basilica era uno spazio che era riservato agli affari, più che al commercio, sì, agli affari, allo scambio anche pubblico delle idee, insomma, ma anche agli affari da parte di coloro, dei romani in modo particolare. Poi, come è successo per tante cose all'interno del cristianesimo, anche per tante immagini, lo spazio viene assunto dal cristianesimo e viene dato un significato nuovo a questo spazio qua. Le stesse immagini, se voi provate a guardare, troverete molto spesso delle immagini del Buon Pastore dopo la venuta di Gesù Cristo, viene rappresentato Gesù come Buon Pastore perché lui racconta la parabola della pecorella smarrita, ma che non fa altro che riprendere delle immagini del pastore con l'agnello sulle spalle che erano già presenti nella cultura e nell'arte pagana, che chiaramente aveva un significato che era completamente diverso, non c'entrava niente Gesù Cristo e il Buon Pastore. Allora, che cosa fanno i cristiani? Riprendono sia lo spazio sacro, sia le immagini, sia lo spazio, scusate, della basilica, sia le immagini in esso contenute, le riempiono di un significato nuovo, più pieno, un significato che per loro aveva come punto di riferimento Gesù Cristo, la sua parola e il suo messaggio di salvezza, e per cui è un linguaggio che è già presente nel modo comune di vedere, però riempito di un significato nuovo. Allora, per quanto riguarda i nostri due esempi veronesi, l'architettura della chiesa di San Zeno e della chiesa di Santo Stefano, e allora, la chiesa di San Zeno la conosciamo tutti, è una chiesa straordinaria, è uno degli esempi più belli
non è perché siamo partigiani, ma è la verità, uno degli esempi più belli del romanico in Italia, ma anche direi in Europa, perché è un esempio straordinario. La cosa bella anche della chiesa di San Zeno è che, pur essendo stata, avendo avuto delle vicissitudini nel tempo, perché ha avuto dei rimaneggiamenti, però mantiene una sua uniformità, comunque dà una visione uniforme, insomma, dell'architettura, anche della facciata. Se noi lo guardiamo non vediamo cose che si discostino una dall'altra, anche all'interno, insomma, dei diversi periodi, c'è una certa uniformità. E per quanto riguarda allora la chiesa di San Zeno, intanto faccio un riferimento. Per quanto riguarda l'architettura romanica, noi siamo, dicevo prima, in uno degli esempi più importanti dell'architettura romanica con San Zeno. Siamo nel periodo romanico. Il periodo romanico è importante perché, invece di essere importante il materiale che utilizzo per costruire, diventa importante la costruzione. Cioè la costruzione semmai che dà importanza al materiale, non il contrario. Cioè non si utilizzano marmi preziosi o per dare importanza all'edificio chiesa, ma è l'edificio chiesa che dà importanza al materiale che viene utilizzato. La chiesa per eccellenza nel periodo romanico è la cattedrale, perché è il luogo centrale del culto cristiano. La cattedrale, che è un luogo vivente, perché è un luogo dove si celebra, dove ci si incontra, dove si portano tutte le cose anche più belle che si sono fatte, gli artigiani che possono aver costruito, che possono aver raggiunto in quel periodo, li portano nella cattedrale, per non solo per abbellire la cattedrale, ma perché diventasse tutto questo un modo per rendere gloria a Dio e per parlare quel linguaggio di cui parlavamo prima, un linguaggio simbolico, un linguaggio liturgico, che diventasse anche espressione di quella che era la fede di quel periodo. Allora, nello specifico, per quanto riguarda San Zeno Maggiore, aveva un'altra funzione oltre a quella di essere una chiesa, lo sappiamo, era un monastero benedettino piuttosto importante, perciò era un luogo non solo della celebrazione dell'Eucaristia per il popolo di Dio, ma era anche il luogo di preghiera e di meditazione per coloro che vi abitavano, punto di riferimento per la presenza della comunità, appunto, che stava in questo spazio. No, non va. Sì, sì. Allora, dicevo, la regola di Benedetto, sapete, era la regola che si basava tutto sulla preghiera e il lavoro, ora et labora, per cui gli spazi all'interno del monastero non dovevano solo essere spazi adibiti al culto e alla celebrazione dell'Eucaristia per il popolo, ma anche spazi all'interno dei quali la comunità dei monaci potesse vivere dei luoghi di preghiera, dei luoghi di silenzio, dei luoghi di meditazione, dei luoghi nei quali la comunità poteva avere anche degli scambi reciproci all'interno della comunità stessa. Perciò c'era la sala capitolare, nella quale ci si riuniva per il capitolo, c'era il chiostro nel quale i monaci potevano pregare, grazie, potevano trovarsi a pregare girando attorno, appunto, al chiostro, c'erano degli spazi all'interno della chiesa stessa dove ci si poteva ritirare per modi diversi di pregare, lo vedremo adesso quando entreremo proprio nello specifico dell'aula liturgica. La Basilica di San Zeno, datata dagli studiosi come inizio dei lavori tra la fine dell'undicesimo secolo e 1138, è sicuramente uno dei più importanti esempi dell'architettura, come dicevo prima, romanica in Italia. Il romanico a Verona è molto presente, sia all'interno della città come nella provincia, sapete ci sono molte pievi romaniche bellissime all'interno della nostra città, perché vuol dire che è un periodo nel quale l'architettura, e non solo l'architettura, è fiorita molto all'interno della nostra città. E, come dicevo prima, l'architettura romanica è un'architettura molto ben piantata, cioè da un punto di vista anche strutturale dà l'impressione di essere un'architettura molto ben piantata, solida, e il richiamo, chiaramente, il richiamo simbolico di questa architettura è quello, è il discorso della fede che si radica anche su quello che è la vita delle persone. E come dicevo prima, nonostante sia il risultato di diverse culture che hanno agito in momenti diversi, la Basilica di San Zeno si presenta come un complesso architettonico organico. Per quanto riguarda la facciata, allora,
noi vediamo come la facciata intanto sono stati utilizzati marmi di colori diversi ma molto tenui, in modo tale che così non ci siano delle zone marcatamente diverse l'una dall'altra, c'è una continuità in tutta la facciata. È segnata da delle nervature, da questi costoloni che segnano tutta la facciata, anche per non diventare appunto piatta, ma per dare un certo movimento, un chiaroscuro, anche se molto, molto debole a tutta la facciata. E poi, proprio quelle che stava segnando adesso il professor Carozzi, questi costoloni grandi che segnano la facciata e la dividono in tre parti, ci indicano già dall'esterno qual è la divisione interna della chiesa. Una chiesa divisa in tre navate. Per quanto riguarda poi l'elemento forse più importante, quello che spicca subito, comunque l'elemento che dicevo più importante, quello che balza subito agli occhi guardando la facciata, è chiaramente la rosone. Il rosone, che è questo grande finestrone circolare nella parte superiore della facciata, il rosone che si mette in dialogo con quello che è il protiro sottostante per i chiariscuri, appunto, che sia della rosone come del protiro. Il rosone che, la cosa interessante, come dicevo prima, ricordate, le chiese devono parlare anche il linguaggio simbolico, devono dirci, raccontarci delle cose che forse noi abbiamo perduto, ma che in realtà a quei tempi conoscevano bene, il rosone che è diviso in 12 parti. Allora, il rosone che è diviso in 12 parti. Voi sapete intanto che il numero 12 è molto presente in tutta la storia, sia dell'Antico Testamento come del Nuovo Testamento. 12 erano le tribù del popolo di Israele, 12 sono gli apostoli, per cui gli apostoli che sono il nuovo popolo di Dio, nato dal costato di Cristo, ci ricorda Giovanni Battista, Giovanni Evangelista. Se ricordate, Gesù quando muore sulla croce, sotto di sé ha la madre e Giovanni, affida la madre a Giovanni e affida Giovanni alla madre. E in questo doppio affidamento c'è l'affidamento della Chiesa a Maria e l'affidamento di Maria alla Chiesa. Dal costato esce sangue ed acqua, che sono il ricordo di quelli che saranno due elementi fondamentali della vita della Chiesa: il battesimo di sangue, il battesimo di acqua, da cui tutta la Chiesa nasce. Giovanni poi ci ricorda che nel momento in cui Cristo muore sulla croce, noi l'abbiamo tradotto in malo modo la conclusione del Vangelo di Giovanni, detto questo spirò, in realtà Giovanni dice detto questo e mise il suo spirito, soffiò lo spirito sulla Chiesa nascente, per cui 12, dicevo, ricorda il popolo di Israele, il nuovo popolo di Dio, che è il popolo che è la Chiesa, dei 12 apostoli. 12, se ricordate, sono le ceste che vengono raccolte di pane dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché ricorda appunto che vengono offerte al nuovo popolo di Dio radunato attorno a Gesù Cristo per l'ascolto della parola. Per cui il numero 12 è un numero che ritorna frequentemente. Il numero 12 lo troviamo anche nella divisione del rosone. Per cui ci dà già un'indicazione, ci dice questo spazio è lo spazio del popolo di Dio, è lo spazio nel quale si raduna il nuovo popolo di Dio per la celebrazione dell'Eucaristia. Fra l'altro, ripeto, forse dirò delle cose che magari tutti voi o qualcuno di voi conosce, scusatemi non sapendo chi mi trovo davanti. Sapete che il rosone viene definito come opera di Briolotto, anche perché c'è una scritta all'interno della chiesa, e se guardate, appunto, le frecce indicano quelle che sono le figurine, le sei figurine che vengono rappresentate nel cerchio più esterno del rosone, che viene chiamato anche ruota della fortuna, perché le sei figurine indicano quella che è la condizione dell'uomo nelle diverse fasi della vita. Allora, quella più alta, vedete che l'uomo è quasi in trono, vestito bene, ed è la fase quella più buona, quella dove le cose vanno bene. Nella parte più bassa, quella sotto, invece l'uomo è completamente capovolto, nudo, perché rappresenta invece la vita dell'uomo quando le cose proprio non vanno bene, quando va al contrario, e via via è il susseguirsi del,
di questo uomo delle varie fasi appunto della vita, fino a ritornare appunto in auge, fino a ritornare nella parte alta. Vedete, c'è un po' di mescolamento però tra quella che è ruota della fortuna. Fortuna suona male se noi parliamo di spazio sacro. Ruota della fortuna, ma io parlo di volontà di Dio, non parlo di fortuna. Qui si parla di fortuna, per cui si mette quasi un linguaggio che è conosciuto dai più per dare un significato diverso a questo linguaggio, quasi per educare la gente a cambiare il modo di pensare le cose, insomma. Cioè, finché sono all'esterno guardo questa cosa, ma mi metto in uno spazio che non è più da considerarsi spazio che è soggetto alla fortuna o alla sfortuna, è uno spazio nel quale invece entra potentemente la presenza di Dio, ed è con Dio che faccio i conti, non con la fortuna o con la sorte, insomma. Andiamo avanti. Ecco, il protiro si trova nella parte sotto della facciata. Come dicevo prima, si mette in dialogo perfettamente con quello che è il rosone, anche per la curvatura del protiro. Come vedete, il protiro è sostenuto da due leoni stilofori, che uno stringe nelle sue artigli un vitello, l'altro una testa umana, e sorreggono quello che è il baldacchino marmoreo, con queste due colonne molto esili che rappresentano il diritto e la fede. Sopra l'architrave, ecco, questo è uno dei leoni, sopra l'architrave noi troviamo, dentro alla lunetta policroma, adesso è andato perso molto del colore ma era policroma, la figura di San Zeno. San Zeno appunto il patrono a cui è dedicata questa basilica. San Zeno che, calpestando quello che è il drago infernale, consegna al popolo veronese lo stendardo comunale. È la chiesa che affida all'aristocrazia e al ceto popolare le sorti politiche della città. All'esterno della lunetta, posti quasi a reggere il timpano, sono scolpite due figure importanti di santi. Una è la figura di Giovanni l'Evangelista e l'altra è la figura di Giovanni Battista. E perché questi due perché sono stati scelti questi due? Dicevo prima, Giovanni l'Evangelista è il teologo, è quello che attraverso anche il suo racconto evangelico non ci racconta solamente gli avvenimenti accaduti a Gesù, ma cerca di darci anche il significato teologico di questi avvenimenti, è quello che cerca di farci penetrare il mistero di Dio attraverso il suo racconto, il suo Vangelo. Giovanni Battista, vedete anche il dito che indica, è colui che invece ci indica la via. È il precursore, è l'ultimo grande profeta, come dice Gesù stesso parlando del Battista. È colui che appunto ci indica la strada, ci indica qual è la strada per poter entrare dentro a questo luogo, che è luogo appunto destinato all'incontro con Dio, all'incontro con Gesù Cristo. E c'è scritto, è Cesare mio stesso. Non si vede qua. Sì, dopo c'è. Vedete come lungo i mensoloni dell'archivolto sono scolpiti poi i mesi, tutti i 12 mesi dell'anno, è tutta la storia dell'uomo che viene permeata dalla presenza di Dio. Allora, quello perché ho cercato di farvi vedere elemento per elemento? Perché la cosa interessante è che noi forse dobbiamo studiarcene queste cose, però pensate come nella storia abitudine che noi abbiamo perso, noi preti abbiamo perso e che forse dovremmo recuperare, è quella di far parlare le nostre chiese per quello che devono dirci. Cioè, voglio dire, noi nei periodi forti dell'anno liturgico, anche quando voglio fare polemica, è solamente un constatare le cose. E allora, per Natale mettiamo fuori dei simboli per Natale, per Pasqua mettiamo fuori dei simboli per Pasqua, cioè come se avessimo bisogno di altri simboli. Quando le nostre chiese sono piene di elementi che parlano e raccontano queste cose, perché erano già stati pensati, la gente di allora però li conosceva, chi si fermava a guardare questa chiesa attraverso queste indicazioni aveva già un'esperienza di fede prima di entrare dentro la chiesa, cioè aveva già delle indicazioni su quello che era l'esperienza che avrebbe fatto all'interno di quello spazio sacro. Qui, come dicevo,
il fatto di rappresentare i 12 mesi è come dire tutta la tua vita, perciò tutto l'anno, tutta la tua vita è permeata dalla presenza di Dio, di quel Dio che tu incontrerai nel momento in cui entri dentro lo spazio sacro. Perciò tutti i 12 mesi rappresentati, come vedete, dal raccolto delle diverse tipologie anche di frutti e così via. Il simbolo del Padre benedicente che dall'alto indica, no, benedice tutta quella che è la vita della persona, che benedice, come dicevo prima, tutto quello che fa parte della vita di ciascuno di noi, e l'agnello immolato, vedete l'agnello con la croce, che appunto era quello indicato da Giovanni il Battista, quello a cui dobbiamo tendere. Vi dicevo prima, quando noi entriamo in uno spazio sacro troviamo che le linee che corrono parallele in realtà ci danno una convergenza verso l'altare, perché il nostro incontro è l'incontro con colui che è la salvezza, che è l'agnello che è stato immolato. Non più l'agnello sacrificale dell'antico popolo di Israele, ma il nuovo agnello di Dio che è Gesù stesso. Lui dice di se stesso: io sono l'agnello di Dio. Arriviamo poi a trovare ai lati del portale tutta una serie di formelle che rappresentano sia il Nuovo Testamento che l'Antico Testamento, più alcune storie del re Teodorico. Anche qui, Antico Testamento e Nuovo Testamento. C'è una continuità. Beh, le formelle di San Zeno credo che non ci sono, le conosciamo tutti, le abbiamo viste tantissime volte. Sono 24 formelle bronze, quadrangolari, per ciascun battente. E anche qui vengono narrati dei racconti sia dell'Antico che del Nuovo Testamento e anche della vita di San Zeno. Attenti bene, un elemento importantissimo che viene detto anche nei documenti della Chiesa, ma viene detto soprattutto da Gesù stesso all'interno del suo Vangelo, e che noi non consideriamo molto all'interno delle nostre chiese, ma che invece nella Chiesa di San Zeno lo vediamo in maniera molto presente, è che la porta d'ingresso non è solo l'accesso allo spazio sacro, ma anche la porta è Cristo stesso. Ricordate quando dicevo prima, gli elementi sono elementi simbolici, sono elementi sacramentali. Gesù, quando parla di se stesso, dice: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Allora Gesù disse di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta. Gesù è la porta, per cui mi dà accesso allo spazio sacro il fatto di poter entrare in quello che è il racconto della vita di Cristo. Per questo le formelle raccontano, come dicevo prima, l'Antico Testamento, che è ciò che ha preparato la venuta di Cristo, il Nuovo Testamento, che è ciò che lui ha vissuto. Io entro nello spazio sacro riservato alla liturgia attraverso la figura di Cristo. Ripeto, nell'architettura poi successiva non si è più dato importanza a questo elemento, che invece è un elemento fondamentale. Ora si sta riprendendo anche questo elemento come elemento importante. Ho preso un esempio tra i tanti, tra tutte le formelle, per farvi vedere che i due battenti della porta sono di due epoche diverse. Quelle che riguardano il Nuovo Testamento sono quelli più antichi, e sembra che l'autore in questo caso non era tanto preoccupato di entrare nel dettaglio dei volti, dei visi. Quello che gli interessava di più era in questo caso l'architettura, anche se appena accennata, di questi tre volti, ma soprattutto quelli che sono i movimenti, i gesti. Allora vedete che ci sono i 12 apostoli, in quella che è l'ultima cena, rappresentata l'ultima cena, che sono compressi all'interno di questo spazio, ma che sembrano quasi uscire dallo spazio, vedete, ai lati. E l'unico ad essere fuori da questo spazio ben definito, ben compresso, è Giuda. È al di qua del tavolo. E la cosa interessante è vedere come, con brevi accenni, ci dà subito un'indicazione importante. Si sostiene al tavolo, perché ha quasi un momento di cedimento di fronte a quello che è successo, e porta la mano alla gola. Sembra quasi che il pane eucaristico che hanno appena ricevuto, lui lo viva in maniera quasi soffocante, no? Per cui è un elemento molto
semplice, cioè è ma molto espressivo di quella che è anche la fede e la verità che viene annunciata attraverso questa, questa formella. Potremmo vedere tutte le altre, ma è inutile, insomma, ecco. Per quanto riguarda invece lo spazio interno della basilica, anche lo spazio interno, non solo i singoli elementi, potremmo stare qui a guardare anche ognuno degli affreschi, ognuna delle sculture, ma ripeto, non avrebbe senso e comunque lo trovate dappertutto, anche lo spazio interno della basilica, com'è diviso, ha un significato teologico e liturgico. Allora, prima di tutto, vedete che lo spazio superiore, che è quello dove avviene la celebrazione vera e propria dell'Eucaristia, viene sostenuto in alto da quella che è la cripta. La cripta nella quale viene sepolto il santo. Nelle basiliche romaniche solitamente il santo viene sepolto nella cripta. In questo caso appunto il santo patrono Zeno, e questo spazio è sotto lo spazio della celebrazione, ma lo eleva allo stesso tempo rispetto a quello che è invece lo spazio della gente, lo spazio dell'assemblea. Lo spazio vissuto santamente, diciamo così, da Zeno, solleva, innalza quello che è il punto di riferimento della santità, che è Cristo stesso, è la figura di Gesù Cristo e il sacrificio appunto dell'Eucaristia. Vado avanti perché sono già le 10, dovevo finire le 10. No? Allora, vi dicevo, lo spazio della cripta è lo spazio abitato dal santo, da colui che eleva lo spazio e rispetto allo spazio dell'assemblea, eleva lo spazio della liturgia. Le stesse scalinate permettono l'accesso allo spazio sacro, per cui hanno un significato, non sono solo funzionali, ma sono quasi il cammino dell'uomo che attraverso l'esempio dei santi ha accesso allo spazio della liturgia, allo spazio sacro della celebrazione. Ma poi l'altare, come dicevo prima, l'altare che, vediamo, eccolo qua, l'altare in questo caso è un altare anche molto bello, l'altare che, come viene ripreso anche negli ultimi documenti della CEI, nell'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, viene detto deve essere un altare che al quale si ha accesso da tutti i quattro i lati, perché non ci deve essere una zona privilegiata rispetto alle altre, perché il popolo di Dio arriva dai quattro punti cardinali alla celebrazione dell'Eucaristia. Tutti siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia, nessuno escluso. Non è più il racconto del popolo di Israele, dove si riteneva di essere l'unico popolo eletto. Il popolo eletto di Dio è il popolo di tutti i popoli, tutti siamo invitati alla celebrazione dell'Eucaristia. Ricordate, a questo proposito, potevo citarvi tutte le parabole, Gesù che racconta la parabola del regno, come di quel tale che va a chiamare gli ciechi, storpi, zoppi, tutti quelli che sono per la strada, e tutti vengono invitati al banchetto dell'Eucaristia. Ma ancora il cero pasquale, altro elemento fondamentale all'interno della Chiesa, che è il cero che ricorda la luce di Cristo, la luce che viene accesa la notte di Pasqua proprio per ricordare la luce di Cristo che permette a tutti di avere la luce che illumina le tenebre dell'errore, che illumina le tenebre del peccato, e così via. Ma arriviamo a Santo Stefano, perché sennò non... Scusi, dopo lasci finire prima la relazione. Grazie. Voglio sapere se esiste un libro delle chiese, perché l'ho cercato dalle Pauline. Mi scusi, queste cose le facciamo dopo. Lasciamo finire la relazione, non si interrompe il relatore durante la lezione, grazie. Dopo abbiamo mezz'ora di tempo. Allora, per quanto riguarda Santo Stefano, allora, altra chiesa molto importante per quanto riguarda la storia di Verona. Molto importante perché la storia di Santo Stefano è molto legata sia alla Basilica di San Zeno, per quello che ho fatto il legame con San Zeno, in modo particolare con San Procolo, che è l'altra chiesa che si trova vicino a San Zeno, ed è legata anche alla storia invece della cattedrale. Perché Santo Stefano per molto tempo è stata luogo di sepoltura dei vescovi veronesi. Per cui
Voi sapete che i romani avevano fatto quell'editto per cui bisognava che i cimiteri fossero al di fuori della città, e per cui Santo Stefano, San Procolo era al di fuori delle mura cittadine e Santo Stefano era di quel dell'Adige, per cui tutte e due avevano questo tipo di caratteristica. Ad un certo punto viene privilegiata la chiesa di Santo Stefano perché si trova chiaramente molto più vicina alla cattedrale. Nel momento in cui viene costruita la cattedrale, si dà significato alla cattedrale come cattedrale, il luogo di sepoltura dei vescovi diventerà privilegiato, diventerà Santo Stefano, perché c'è l'accesso diretto tra la cattedrale e Santo Stefano attraverso il Ponte della Pietra, per cui c'è molta più facilità di accedervi. Allora, intanto cosa volevo dire? Siamo in presenza di una chiesa antichissima, perché la prima parte di costruzione di Santo Stefano risale intorno al V secolo, al VI secolo, per cui siamo proprio in presenza di una chiesa molto antica. E anche qui lo spazio, come avete visto rispetto a quello che era lo spazio di San Zeno, è molto simile rispetto a quello di San Zeno. Anche qui abbiamo la parte dell'assemblea che è più bassa, la parte della celebrazione vera e propria che è più alta, le scale d'accesso. Qui la cosa strana è che la scalinata d'accesso, vedete qui è centrale, ma lungo i secoli ha subito un sacco di spostamenti, cioè prima c'erano le due scale che salivano e una scala centrale che scendeva nella cripta, poi hanno spostato, hanno fatto la scala centrale che sale, e le due, hanno continuamente cambiato. Questa è l'ultima del 1950 e qualcosa, credo, che è stata voluta dalla sovrintendenza per riportare, secondo loro, quello che era in antico lo spazio, secondo quella che era la concezione iniziale. Ecco, anche qui lo spazio, comunque, come dicevo prima, è uno spazio fortemente simbolico, e si può leggere lo spazio interno della chiesa da un punto in chiave mistica, dove abbiamo la chiesa terrestre, che viene rappresentata dallo spazio dell'assemblea, l'assemblea liturgica, la chiesa invece della purificazione, che viene rappresentata dallo spazio della cripta, per cui lo spazio dove ci si abbassa per poter poi essere innalzati, e la chiesa invece della glorificazione, che è lo spazio invece dedicato vero e proprio alla celebrazione dell'Eucaristia. La parte plebana, diciamo così, quella della navata, viene poi divisa a sua volta in tre parti, che sono le tre navate. In questo caso ha un altro significato rispetto a quello di San Zeno precedente, dove abbiamo le tre navate che vengono a rappresentare la via della purificazione, per quanto riguarda la navata destra, entrando con il battistero, il confessionale e la cappella degli innocenti e dei martiri, la via dell'illuminazione, che è la navata a sinistra, dove troviamo la cappella del Santissimo Sacramento e dell'Immacolata, nonché anche la cappella laterale dei Santi, e la via dell'Unione Mistica, che invece è la navata centrale, con il grande scalone d'accesso a quella che è invece la zona della celebrazione dell'Eucaristia. La struttura attuale della chiesa, che è anche cruciforme, anche questo, sapete che là dove ci sono le chiese che vengono ad assumere questa tipologia, cioè la croce latina, chiaramente il riferimento è sempre a Cristo stesso, che è colui che dà forma alla chiesa, è colui che vive all'interno della chiesa. Ecco, per quanto riguarda invece la parte sinistra, troviamo un affresco molto importante di Martino da Verona, eccolo qua, che rappresenta praticamente quello che è il cammino della vita del cristiano, dal momento dell'annunciazione, che per il cristiano diventa il momento del battesimo, è l'annuncio che dentro di noi può vivere la presenza di Dio, se noi diciamo di sì, se consentiamo a che questo possa avvenire come ha fatto Maria all'annuncio dell'angelo, fino al momento della glorificazione, rappresentato chiaramente dall'incoronazione di Maria. Vedete la presenza del Padre, del Figlio e di tutta la schiera degli angeli, ma questo rappresenta quello che è il cammino del cristiano, il cristiano che entra dentro la Chiesa, come dicevo prima, per poter accedere poi alla glorificazione di Dio. Io concludo. Ci sarebbero altre cose che poi le trovate anche nella... perché verranno pubblicate. Ah sì, certo. Sì, ma verranno pubblicate. Sono notizie storiche, come dicevo prima, ci sono...
la notizia storica era questa. Ecco, lo spazio dove viene costruita, come vi dicevo prima, la chiesa di Santo Stefano, è uno spazio nel quale questa è Sant'Elena, sì, non c'erano altre fotografie da mettere meglio di questa, ma era solo per fare riferimento al fatto, come vi dicevo prima, che ad un certo punto viene trovata dagli scavi archeologici che nella zona di Sant'Elena ci sono i resti di una basilica paleocristiana, per cui si capisce, di una basilica dei primi secoli del cristianesimo, appunto, per cui si capisce che anche lì c'era questo spazio dedicato alla chiesa cattedrale, per cui tutto quello che era stato detto in precedenza sul fatto che San Procolo dovesse essere l'unico spazio nel quale venivano seppelliti i vescovi è stato smentito dal ritrovamento di questi resti, diciamo così, per cui si è pensato appunto che fosse stato spostato in Santo Stefano, come poi di fatto è stato trovato dei resti di tombe dei vescovi, per dire il legame che Santo Stefano aveva con la chiesa cattedrale. La cosa che volevo, concludendo, che volevo dirvi era che nella zona di dove è stata costruita Santo Stefano inizialmente c'era un tempietto pagano dedicato a due dee, la dea Iside e la dea Serapide, credo, adesso non vorrei dire due divinità egizie, sì, e per cui c'era un piccolo tempietto dedicato a questo. Poi nel momento in cui comincia, anche perché Verona aveva la possibilità di scambi non solo commerciali ma anche culturali e di fede molto forti, proprio per la presenza, l'insediamento forte dei Romani all'interno della città, e quando inizia il culto vero e proprio cristiano, questo tempietto ha vita breve, insomma dura perlomeno considerando i resti che sono stati trovati. Sul luogo di questo tempietto viene costruita la prima chiesetta dedicata a Santo Stefano, perché il culto di Stefano intorno al 400 diventa un culto molto forte, in quanto a Gerusalemme viene trovata la tomba di Santo Stefano e l'arcivescovo di Gerusalemme comincia, a chi lo chiede, a mandare le reliquie a tutti coloro che vogliono iniziare il culto di Stefano, per cui vengono mandate le reliquie in giro in molte città, per cui arrivano probabilmente anche a Verona, si insegna questo culto, e non solo il culto di Stefano ma anche dei martiri che secondo la tradizione proprio in questo luogo sarebbero stati martirizzati a causa del Vangelo e dell'annuncio del Vangelo, per cui comincia ad avere molta fortuna, tra virgolette, insomma, capiamoci, il culto di Stefano e la religione cattolico-cristiana, e poi andando avanti con i secoli lo vedrete, insomma, sul testo che viene pubblicato, dove ci saranno a flash le indicazioni dei diversi periodi che trovate della storia dell'architettura, dove Santo Stefano viene rimaneggiata più volte, addirittura ad un certo punto viene quasi completamente distrutta, secondo alcune notizie che troviamo. Secondo altre notizie non sarebbe stato così, ma solamente una piccola parte, soprattutto dell'abside, sarebbe stata distrutta e poi ricostruita, fino ad arrivare a quella che è la struttura attuale, che insomma è quella che abbiamo visto prima. Insomma. Scusatemi, speravo di essere più. Dobbiamo ringraziare. Penso che molti di voi si siano resi conto, non solo attraverso la dottrina dell'architetto Don Brusco, ma anche di questa ricognizione, seppure veloce, in due chiese cittadine, di quale patrimonio storico, artistico, religioso sia depositario a questa città. Anche oggi in università si diceva che Verona è un'autentica miniera di fonti storiche. Per me, credetemi, è una vera gioia. È da 15 anni che io, professando la storia delle religioni in questa università, porto i miei studenti a compiere lezioni in loco, facendo dei seminari, delle passeggiate tra musei, chiese veronesi, e non riuscirò ovviamente
a vedere tutto e a prendere in considerazione la valenza religiosa di questi monumenti, che non sono soltanto chiese, sono anche palazzi, raffigurazioni, quindi la ricchezza che c'è in questa città è veramente straordinaria e voi dovreste essere orgogliosi, penso che lo siate. Chi vi parla è un milanese e quindi, pur venendo da una città che fu capitale dell'impero romano agli inizi del cristianesimo, basta fare il nome di Ambrogio, questa città non è da meno dal punto di vista delle testimonianze storiche. Vorrei proprio partire da Milano e da Verona. Don Brusco ha detto che la chiesa di Santo Stefano è stata costruita al di là dell'Adige, presso Ponte Pietra, poco distante dalla cattedrale. A Milano la basilica di Santo Stefano Maggiore è un tiro di schioppo dal Duomo. Vedete l'analogia? E sia Verona che Milano, probabilmente tra il terzo e il quarto secolo, avevano possibilità di frequentazioni cristiane di provenienza vicino orientale. Non dico antiochena, non voglio essere così preciso, ma probabilmente vicino orientale. E il fatto che poi, con la scoperta delle reliquie a Gerusalemme, a Santo Stefano, che si trovano in una curva, in un'ansa, vicino alla cosiddetta tomba della Madonna, prima di salire su al Monte degli Ulivi, scendendo dalla Porta dei Leoni, dalla Porta di Sant'Anna, quindi uscendo dalle mura dalle mura medievali, diciamo, della città antica, ecco, lì c'è ancora la Basilica di Santo Stefano. E le reliquie hanno cominciato a diffondersi. Dopo le scoperte delle reliquie iniziano i pellegrinaggi, si pensi a Sant'Elena che scopre le reliquie della croce, si pensi a Egeria che viene dal nord della Spagna, con l'appoggio ovviamente della posta imperiale, sta in giro 3 anni a fare il pellegrinaggio e scrive quel mirabile diario che molti di voi conosceranno. Ecco, io vorrei partire proprio da qui e chiedere al nostro ospite e relatore illustre, che rapporto sta fra Santa Maria, cioè quando Santa Maria Matricolare, cioè il Duomo, la cattedrale di Verona, inizia ad essere per così il punto di riferimento della comunità cristiana di questa città e quindi a sostituire effettivamente il pluralismo dei culti dell'impero con il monoteismo ebraico cristiano, che diventerà poi l'unica religione di Stato con l'editto di Tessalonica del 28 febbraio del 380, alla fine quindi del IV secolo, un anno prima del concilio di Costantinopoli, che metterà a punto, dopo il concilio di Nicea, il credo, cioè il simbolo della fede cristiana. Scusi se è una domanda. Sì, sì, no, ho capito. Sì, dicevo prima. Poi lascio la parola a voi. Si pensa che per quanto riguarda la basilica, la cattedrale, intorno al V secolo ci sono i primi ritrovamenti di quella che dovrebbe essere stata, dal IV al V secolo, i ritrovamenti di quella che sarebbe stata poi successivamente la basilica zenoniana. Insomma. Per cui già intorno al IV V secolo c'è questo discorso dell'insediamento all'interno della città. Sì. Mentre la supposta origine cristiana prima di Santo Stefano è stata smentita da scavi, da restauri, da ritrovamenti. Sì, dai ritrovamenti che sono stati fatti appunto all'interno della basilica, della cattedrale e soprattutto dello spazio sottostante alla chiesa di Sant'Elena. Pensate, nella chiesa di Sant'Elena Dante lesse la Questio di acqua in terra invitato dai canonici di allora. Pensate che continuità ideale, secolare, e uno spazio che vide il primo insediarsi del cristianesimo in città, spazio riservato poi al clero officiante, la chiesa madre della diocesi, in quello spazio il padre della nostra lingua, direi un vertice della nostra cultura internazionale, ha letto e discusso in latino davanti ai teologi un testo che tutti impariamo a conoscere sui banchi di liceo. È così. L'altra cosa che vorrei ancora, se mi permettete, che a me piace molto provocare e creare discussioni,
No, voglio, lascio la parola a voi prima. Lascio la parola a voi.